Tutto bene? Allora, buongiorno, sono le 11:18 e stiamo riaprendo la seduta. Vediamo se c'è il numero legale. Sì. Allora, Presidente Evola? Presente. Perfetto. Vicepresidente Mineo? Presente. Consigliere Forello se n'era andato, comunque consigliere Forello? Assente. Sì. Consigliere Chinnici? Presente. Consigliere Sala? Assente. Consigliere Ferrandelli? Assente. Perfetto, allora il Io numero legale. presente, Ah, consigliere Rini? presente. Perfetto. Procediamo alla lettura del verbale. Perfetto. Allora, Partiamo dalla meta solita. sì, la parte diciamo di... Allora, il consigliere Ferrandelli propone che dopo la trattazione dei debiti fuori bilancio si sospenda la seduta per redigere il calendario dei lavori e poi riprendere la seduta. La Presidente passa all'esame delle proposte di deliberazione dei debiti fuori bilancio pervenuti con nota 58-58-67 del 6 maggio 2020 dalla Presidenza del Consiglio, proveniente dall'area della rigenerazione urbana e dall'area della cittadinanza solidale, aventi PDL 19-11-68, 23-59-96 e 23-61-39, conseguenti tutte a statuzione giudiziaria ex lettera articolo 194 del TUEL. La Presidente chiede all'Avvocato Palmigiano della Segreteria di illustrare i suddetti debiti. Alle 10:18 si collega il Consigliere Forello. La Presidente pone in votazione i debiti avente PLI, il debito avente PLI 19-11-68. La Commissione approva a maggioranza col voto contrario del Consigliere Mineo e Ferrandelli e l'astensione del Consigliere Forello. Scusate. La Presidente pone in votazione il debito fuori bilancio avente PDL 23-59-96 e la Commissione approva a maggioranza col voto contrario del consigliere Mineo Ferrandelli e l'astensione del consigliere Forello. La Presidente passa all'esame della proposta di deliberazione del debito fuori bilancio pervenuta con nota 59-93-07 del 7 della Presidenza del Consiglio proveniente dall'area della settore tributi, servizio ICI, avente PDL 164988, scusate, e la Commissione approva a maggioranza col voto contrario del consigliere Mineo e Ferrandelli. Ok. La Commissione sui pareri contrari espressi dalla Ragioneria Generale richiama quanto dichiarato al Ragioniere Generale nella seduta del 10 aprile ed evidenzia l'assurdità di utilizzare per i debiti di natura diversa un unico parere. Alle 10:48 il consigliere Sala lascia la seduta, alle 10:48 la seduta viene sospesa al fine di confrontarsi sul calendario dei lavori e alle ore 11:18 si riapre la seduta. Si La procede Presidente alla lettura del verbale. mi chiede alla segreteria e la seduta si chiude Adesso, alle 11:22. Io sono favorevole, ovviamente. Sì, dobbiamo lo abbiamo, mettiamo. approviamo il verbale. Assolutamente. Presidente, consigliere Chinnici, Favorevole. consigliere Rini, Favorevole. consigliere Mineo. Favorevole. Perfetto, allora il verbale è approvato con il voto di tutta la commissione, quindi la maggioranza, no, La all'unanimità. maggioranza dei presenti. Ok, Ci ci siamo, va bene. siamo, Alle perfetto. 11:22 la Si chiude seduta. la seduta, interrompiamo la registrazione.